Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Special! Rimini con i trimini. Speciale Rimini, Comics Bini 54, Cartoon Crew. Siamo con Giulia Della Cianna. Parliamo di un fumetto Butterfly. Quando nasce questo fumetto? Da come nasce l'idea? L'idea di Butterfly Effect è nata da esperienze personali di base. Infatti la storia è semi-autobiografica, tratta di vicende che ho vissuto in prima persona e che mi hanno dato tanto quando ero adolescente, diciamo, quando ero alle superiori. Mi hanno fatto cambiare il modo di vedere il mondo e quindi secondo me poteva essere una cosa bella da portare su carta. E invece, per chi non ti conosce, come ti descriveresti? Io sono un'autrice, sono una fumettista specializzata in tecnica giapponese, comunemente detta tecnica manga, e ho studiato per tanti anni questo tipo di tecnica perché secondo me è quella che porta meglio i sentimenti sulle tavole dei fumetti. E siccome io sono una sentimentalona, ho scelto la tecnica che, diciamo, sentivo più affine a me. Vediamo che il fumetto ha tanti numeri, significa che piace molto. Qual è le ragazze quando i ragazzi si avvicinano e ti fanno domande sul fumetto e ti chiedono qualcosa in particolare oppure ti chiedono in base al personaggio? Allora, di base sì, quando si avvicinano per il fumetto loro hanno spesso un personaggio preferito, quindi io lo disegno sempre il loro personaggio preferito della mia serie, ma in generale una curiosità che gli viene spesso, anche se non lo sanno, perché io lo dico ma non tutti lo sanno, è proprio: ma è ispirato a fatti realmente accaduti? Perché sembra così vero, sembra così realistico, così reale, non sembrano stereotipati i personaggi. E poi infatti gli dico la stessa cosa che ho detto all'inizio. A questo punto ci mancano i saluti. Ciao a tutti e grazie mille per l'intervista. Siamo con Elisabetta Cifone. A questo punto, prima cosa, per chi non ti conosce, come ti descriveresti? Non spero. Allora. No, ok, scusa. Sei pronta? Mi descriverei come un'autrice di manga italiani, ovvero sono fumetti in tecnica manga che si ispirano al Giappone. Io mi ispiro anche alle serie TV adolescenziali nel mio fumetto in particolare, quindi mi piace trattare di ragazzini molto giovani, quindi è anche un po' controverso il mio fumetto, però perché mi piacerebbe far arrivare certi messaggi ai ragazzini piccoli e spero che ci arrivino nelle scuole, anche sarebbe molto bello. A questo punto parliamo del tuo lavoro. Quando nasce questo lavoro, da cosa trae ispirazione? In realtà un sacco di tempo fa, perché io lo disegno dal 2004, ovviamente era molto diverso perché ero più piccola. Poi appunto crescendo ho voluto trasformarlo in una storia dai temi molto profondi sulla psicologia e sull'adolescenza, e viene pubblicato in maniera professionale nel 2014 il volume 1, e adesso è uscita proprio a questa fiera il volume 13, e quindi sono ormai 10 anni che è pubblicato.
i ragazzi che si avvicinano, che ti fanno domande sui personaggi perché si appassionano, oppure ti fanno domande generiche, oppure ti fanno citazioni di momenti particolari e ti chiedono spiegazioni forse. Sì, sì, molte persone soprattutto mi dicono che si riconoscono nei personaggi, li hanno aiutati a crescere, a sentirsi rappresentati. Poi mi fanno un sacco di cosplay, fanno le scenette tipo recitano come i miei personaggi, mi fanno disegni e questo è bellissimo. E il commento che ti hanno fatto, che ti ha anche fatto emozionare, c'è? È più soprattutto quando mi dicono che si sentono salvati e capiti dalla mia storia, quello è il più bello. A questo punto i saluti. Ciao da Elisabetta Cifone. Sporticeno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio. Con Pietro come guida, il nostro spirito non si arrende mai. Sporticeno Game. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Un Club speciale Rimini, Comics Bimi Quinti Quattro, Cartoon Club.